Un bilancio positivo, quello tracciato dalle Fiamme Gialle all'Aquila in occasione del 249esimo anniversario della fondazione del Corpo, aperto dall'inno nazionale eseguito dall'artista abruzzese Piero Mazzucchetti. A farlo il comandante regionale, il generale di divisione Gianluigi D'Alfonso, alla presenza delle autorità. L'impegno maggiore ha visto finanziare il lavoro per il contrasto alla criminalità e a tutela di cittadini e imprese. Per il 2022 e i primi mesi del 2023, i reparti abruzzesi hanno eseguito quasi 10.000 interventi, più di 3.000 indagini. Come sempre cardine dell'attività il contrasto all'evasione fiscale e alle frodi su crediti d'imposta, con 287 interventi e violazioni per 15 milioni di euro, riguardanti sia i bonus in materia edilizia ed energetica, sia quelli connessi al PNRR e 2,2 milioni di crediti inesistenti o non spettanti, scoperti 222 evasori totali, 528 lavoratori nero irregolari. Molti gli interventi anche a tutela della spesa pubblica. La Regione continua ad essere tenuta alta l'attenzione sulle condotte illecite relative alla ricostruzione post-sisma, con controlli per un totale di 1,5 milioni di appalti, con danno erariale accertato pari a oltre 500.000 euro, ma intensa anche l'attività di contrasto al crimine organizzato. 321 soggetti controllati in merito alla normativa antimafia, confische per 900.000 euro e poi l'attività antidroga, quella costiera e tutte quelle in montagna del soccorso. Per svolgere attentamente e proficuamente questa attività di prevenzione abbiamo stipulato dei protocolli d'intesa innanzitutto con la Regione Abruzzo, con il commissario governativo della ZES e a livello provinciale e comunale singoli protocolli con le autorità locali che gestiscono questi fondi. Questi protocolli sono molto importanti perché consentono uno scambio di informazioni, cioè venire a conoscenza di quegli operatori che poi metteranno a terra le risorse PNRR e quindi attivare in base ad alert specifiche dei particolari controlli che cercheranno di prevenire proprio attività criminali, attività che distolgono questi fondi dal lecito utilizzo. Ecco, qualche furbo c'è stato, però questi protocolli evidentemente sono efficaci. Questi protocolli sono importantissimi, è chiaro che qualche furbo c'è stato, noi abbiamo già avviato in qualche provincia delle attività di indagine in collaborazione sia delle procure locali della Repubblica e svolgiamo anche una importante attività di collaborazione con la Procura Regionale della Corte dei Conti. Attività illecite individuali sono già state segnalate, ma puntiamo molto sulla prevenzione, proprio per evitare che i fondi vengano distolti dagli illeciti utilizzi.